come vediamo il futuro del Cile e dell'Italia? E soprattutto, come immaginiamo che il Cile possa aiutare l'America Latina e l'Italia e l'Europa a affrontare nuove sfide? Lo dico con uno scherzo, con una battuta. Qualche giorno fa il mondo intero ha ricordato un film, Ritorno al futuro, che per un caso, perché nella macchina di Ritorno al futuro l'attore Michael J. Fox aveva inserito, con lo scienziato pazzo, la data del 21 ottobre 2015, 30 anni dopo, poco meno di 30 anni dopo il giorno della diciamo il periodo della realizzazione del film. E a me, in tanti di noi si sono domandati dove fossero quando hanno visto quel film 25-30 anni fa. Oggi è ancora più interessante non soltanto guardare quale di quelle innovazioni si sono realizzate, ma domandarsi noi, nei prossimi 30 anni, cosa possiamo fare per il vostro business, certo, ciascuno per il vostro business, ma anche per i nostri paesi. Io credo che noi abbiamo delle caratteristiche importanti. Il mondo che sta cambiando è un mondo che richiede più conoscenza ed educazione.